Con il dottor Gianfranco Aprigliano, cardiologo, emodinamista e specialista nel trattamento percutaneo delle arteriopatie. Dottore, ben trovato. Buongiorno. Argomento di oggi, ipertensione arteriosa. Ci sono dei dati allarmanti perché in Italia ne soffrono circa 12 milioni di persone. Che cosa comporta avere la pressione più elevata del normale? Cerchiamo di spiegarlo in un modo semplice, così che possa arrivare a tutti questo messaggio, perché l'ipertensione è il più importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e affligge, ahimè, circa una persona su tre in tutto il mondo, parlando di adulti ovviamente, quindi di pazienti con più di 20 anni di età generalmente. Il problema più grosso è che la maggior parte delle persone non sa di essere ipertesa perché è una malattia che non dà dei disturbi, oppure diciamo che trascura o tratta un pochino più alla leggera il problema. In realtà quello che accade è che quando il nostro organismo viaggia, sviluppa dei valori di pressione costantemente elevati, l'aumento di pressione sovraccarica gli organi interni, diciamo. E in particolare a lungo andare si verifica un ingrossamento del cuore, si può verificare uno scompenso cardiaco, un sovraccarico di pressione peggiora le piccole arterie degli occhi e del cervello e anche le arterie del rene, causando poi una condizione di insufficienza renale. Tutte queste condizioni sono i principali determinanti poi della mortalità nel mondo, che sono l'infarto, l'ictus e le malattie renali. La stagione fredda, che cosa comporta per gli ipertesi e che cosa dovremmo fare? Generalmente non tutti gli ipertesi sono uguali, è una grossa categoria che però presenta delle differenze. Alcuni soggetti hanno i valori pressori più alti, per esempio nelle prime ore del mattino, per poi avere dei valori normalizzati durante il pomeriggio. Altri, viceversa, hanno dei valori pressori normali e la notte verificano un incremento di questi valori. Oppure altri ancora ce li hanno alti e perdurano per tutto il giorno e anche la notte. Inoltre, gli ipertesi possono avere dei comportamenti differenti a seconda della stagionalità. Con l'innalzarsi delle temperature, quindi con il caldo, molti possono verificare un abbassamento dei valori pressori. Altri più raramente possono avere un innalzamento e d'inverno invece, quando le temperature si abbassano, non è infrequente osservare che la pressione, seppur prima controllata, comincia a diventare troppo elevata. Il consiglio quindi è quello di controllare i valori pressori, soprattutto nei cambi di stagione, in modo che il medico che cura il paziente possa verificare e eventualmente adeguare le terapie. Dottore, abbiamo parlato di dati allarmanti per l'Italia e per il mondo. Che cosa possiamo fare per migliorarli? In generale è un tema molto caro in questi ultimi anni è l'aderenza terapeutica, perché gli strumenti per verificare se un soggetto è iperteso o no sono molto semplici, basta provare la pressione anche in farmacia, però è necessario che il paziente abbia la cultura di capire che se i valori sono costantemente sopra la soglia, e la soglia è i 139 su 89 mm di mercurio, non è sempre attribuibile a un'altra causa, sono nervoso, sono agitato, sono troppo teso, e che significa che quando questi valori cominciano a diventare alti bisogna spendere un po' di tempo con il paziente, rivolgersi allo specialista che può curare la sua pressione e trovare insieme qual è la terapia più adeguata per lui, quindi ritagliarla addosso al paziente come se fosse un abito. Grazie, dottore. Prego, voi. Thank you.